terzo impegno in una settimana per i biancorossi bicegliesi. Il Paladolmen deve tornare ad essere amico per gli uomini di Mister Di Chiano a partire da oggi. Gentili amici appassionati di calcio a 5, Gianluca Valente vi dà il benvenuto dal Paladolmen di Biceglie per assistere insieme al match tra Diaz e Torre Maggiore, gara valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie B, girone G. Della Torre Maggiore, Cadini! Palla che attraversa l'area di rigore, non allena la deviazione di Elia. Batte e ribatti nella tre quarti campo bicegliese. Ancora una bella intenzione sull'asse rossa Angelini. Roberto Sasso, classe 1995. Lupoli, diagonale e il palo del Torre Maggiore. Marco Sinigalli, apertura per Sasso. Palla in mezzo, ancora in campo il pallone. Iodice dalla distanza di controbalzo, di poco, alto sopra la traversa. Attenzione, tricarico, diagonale in bagger, si rifugia in calcio d'angolo Sinigaglia. Padroni di casa che ripartono da Sinigaglia, apertura verso Angelo Cassanelli, deviazione di testa, volo di Genova in calcio d'angolo. Sasso 3 contro 2, apertura per Russi, determinante in chiusura in calcio d'angolo Roberto Sasso. Elia supera l'avversario, Elia, palla in mezzo, c'è una serie di deviazioni, poi la palla rimbalza in area di rigore, ma la porta era nettamente fuori dalla linea. Fischio del direttore di gara, palla per Cadini, schema, Elia, Simone Elia! Diaz in vantaggio con la rete numero 22 in campionato di Bomber Elia. Il brasiliano, triangolazione che va a buon fine, gran palla, Iodice, palla fuori. Che giocata di Rafa Cadini. Fase di massima pressione dall'inizio del match. Tentativi in diagonale di Eredia, palla di pochissimo fuori. Elia scambia con Sasso, parte Elia, palo esterno di Simone Elia. Di testa sponda per Iodice, arriva il barlettano, ancora Rafa Giorgio dalla distanza. Palla fuori. Sinigaglia si propone centralmente. A spazio Sinigaglia, scende Sinigaglia. Sinigaglia botta. Ancora Cassanelli per Elia. Simone Elia. Raddoppio Diaz. E gran parte della panchina va ad esultare con Marco Sinigaglia. Pallone sporcato da Iodice. Riparte Elia da solo. Elia lascia sul posto l'avversario. Elia di Genova in fallo laterale. Ancora Sinigaglia, cerca in avanti Giorgio, lo trova Giorgio, palo di Rafa Giorgio. Triangola con Cadini, Elia parte palla al piede, palla in mezzo, Rafa Giorgio gestisce palla, il varco chiuso, non deve perdere palla lì e la perde. Attenzione, Eredia e accorcia le distanze il Torre Maggiore con la rete dell'argentino Eredia. Cadini si gira, perde palla in favore di Rossa che poi serve Eredia, si allunga il pallone, uscita opportuna, attenzione Rossa, palla fuori a porta sguarnita. Ancora Rossa, eccolo servito, palla in mezzo anticipata, poi arriva il tentativo e la rete del 2-2 da parte di Pazienza, pareggia il Torre Maggiore. Cerca di autolanciarsi, si propone Cadini, Rafa Cadini fa esplodere il Paladolmen, che gol del brasiliano, 3-2 Diaz. Ancora Eredia, pressione di Sasso, intercetta Simone Elia e la palla è fuori. Va Rossa, palla in mezzo e arriva il suono della sirena. Prima vittoria interna stagionale per la Diaz che supera nel derby il Torre Maggiore per 3-2.